Direttore, si torna a parlare di prevenzione, questa iniziativa assieme alla Confindustria, un modello già sperimentato in occasione tra l'altro del Covid. Bravo, bravo, veramente una grande sinergia tra l'ASI Benevento e Confindustria che si conferma in questi giorni qua a Ponte Valentino. Io sono molto contento di questa iniziativa perché attuiamo quello che da sempre diciamo. Andiamo a casa, in questo caso andiamo a casa dei lavoratori, proprio per rendere più semplice questo screening che è veramente un momento fondamentale. Io grido ancora ad alta voce l'appello che viene ormai da tanti anni che sto qua, e l'appello è quello a tutte le donne, a tutti gli uomini, di approfittare di questo screening, che veramente sono dei momenti essenziali, dei momenti in cui si può fare screening, nei momenti in cui vengono scoperte molte volte anche delle patologie che sono all'inizio. Patologie scoperte all'inizio sono subito debellate e non si va incontro poi ad esiti non sempre buoni. Direttore, per quanto concerne invece le chiedo dell'UCCP di San Giorgio del Stagno, ci sono novità? È uscito un comunicato in cui avete appunto detto che c'è la volontà di proseguire. Non c'è la volontà, c'è la certezza, e lo dico ancora una volta. Quindi pare che lo diciamo ogni volta, mi fa piacere dirlo ogni volta, è intenzione dell'ASL continuare questo tipo di programmazione. Sono cambiate perché non esistono più le UCCP, lo stiamo affidando come AFT, noi continueremo. Oggi c'è bisogno di un momento di confronto con la medicina generale di San Giorgio, che verrà in settimana, adesso non ricordo precisamente, sarò presente personalmente in modo da dirimere gli ultimi problemi che ci possono essere e continuare tranquillamente questo percorso. Direttore, un'ultimissima cosa, nei giorni scorsi il sindaco Mastella ha annunciato che si è vaccinato per la quinta volta contro il Covid, com'è la situazione al riguardo? Bravo il sindaco che ha fatto la quinta, lo sollecitiamo, purtroppo noi siamo aperti tutti i giorni e la risposta è ancora lenta, lentina da parte delle persone. Noi continuiamo a dire che è importante vaccinarsi. I numeri sono quelli che vedete, oggi i numeri in questo periodo non è che fanno testo, perché non è che vengono fatti i tamponi a tutti, bisogna continuare a stare attenti a fare la prevenzione che ci siamo detti più volte e su questo continuiamo. Pubblico e privato per la salute, soprattutto per le aziende, perché come dice il titolo l'impresa è prevenire tumori. Sì, è una cosa che come industria sta portando avanti con la grande disponibilità dell'ASL, di questo territorio, del dottore Volpe, e che a mio avviso è la dimostrazione di una sensibilità che va oltre interessi ma va verso la direzione che abbiamo sempre voluto portare avanti, cioè la capacità di tenere al centro dell'attenzione delle nostre attività le persone, gli uomini. Per questo motivo Confindustria ha promosso questo all'interno delle proprie aziende, che hanno autorizzato i dipendenti a non prendere né permessi né licenze, ma è come se avessero un orario di lavoro, quindi diciamo pagati per lavorare ma per guardare la salute, perché sono due cose estremamente importanti: si sta bene se si lavora, ma si lavora se si sta bene. Quindi abbiamo avuto questa possibilità e siamo utilizzando noi in maniera strumentale la disponibilità del dottore Volpe e dei suoi collaboratori. Presidente, l'ha sempre detto, la mission di Confindustria è quella di uscire strettamente dagli uffici per collaborare con il territorio, questa iniziativa ne è esempio? Sì, tanto è vero che la prestazione è estesa anche ai parenti, ai familiari, non soltanto ai dipendenti. Io credo che un territorio come questo abbia bisogno di attività come questa sul piano sociale, perché è dalla una società sana che si sviluppa una industria sana, una collaborazione sana tra le istituzioni e si va alla luce. Iniziative come queste fanno onore a chi le fa e a chi fa in maniera che si possano fare. Bisogna dare più risonanza a certe cose, bisogna essere più presenti e non avere quel famoso riserbo che ha questo popolo di nascondere le cose belle che fa. Facciamo in maniera che venga fuori anche qualcosa di bello ogni tanto, e questo è sicuramente, insieme all'altra che ci vede addirittura protagonisti in Italia, eravamo la prima Confindustria, la prima ASL a fare quell'accordo e che ha avuto una risonanza notevole. Questa non vale meno di quella, indipendentemente dai numeri, che mi auguro siano sempre più soddisfacenti.
Grazie. Presidente, invece per quanto riguarda l'inchiesta sul calcio scommesse, se possiamo chiederle qual è la posizione del Benevento? Ma io penso che noi, la prossima volta ne parliamo, andiamo al casinò. Questo è, oggi è un giorno diverso, fatto da cose molto serie che non possono essere nemmeno accostate, anche come domanda giornalistica, a delle cose che dovrebbero far vergognare chi l'ha fatto, chi non ha sorvegliato perché succedesse ed altro. Quindi mi lasci non rispondere.